Prossima tappa, Polo Nord. Guarda quanto siamo in alto, da qua si vede tutto il Mediterraneo. Guarda là, si intravede l'Italia. E lì c'è anche la Francia. Ancora per poco, guarda che c'è l'Inghilterra. E lì l'Islanda. Chissà se questi qua hanno mai visto l'Islanda. Uccello che nuota, quasi come una trota. Non vola ma zampetta, il pinguino non ha fretta. Benvenuti al Polo Nord. Qui i Rubiker, per difendere il ghiaccio, hanno progettato un ombrello speciale che si apre o si chiude a seconda delle esigenze. Così riusciamo a proteggere il ghiaccio dal sole e siamo riusciti a salvare il Polo Nord. Ho l'impressione che questo piano non funzionerà, perché disperderà calore all'interno dell'atmosfera. Stai zitto! Tranquille ragazzina, ho sentito tutto. Va bene. La prima prova qui al Polo Nord sarà costruire un rifugio nel minor tempo possibile. Stavolta gareggi tu. Via! Brava Mela, hai costruito un bellissimo igloo. Ma come sono messi gli altri? Taskis ha fatto una capanna con 3 lastroni di ghiaccio. Invece Seleniti ha fatto una capanna come la tua, ma sulla neve fresca, quindi non reggerà molto a lungo. Il tempo scadrà tra 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Ma non è possibile, quell'igloo non era destinato a cadere. C'è qualcosa sotto. Se hai intenzione di accusare qualcuno, fallo apertamente, forza. Molto bene. Allora, 2 punti a Celerity, 1 a Taskis e 0 ai terrestri. Ehi, aspetta, l'igloo Celerity non durerà molto a lungo. È costruito su neve fresca. Meriterebbe anche lei 0 punti. La prossima prova è una corsa in navicella attorno al perimetro del mar glaciale artico.
possibile! Come ha fatto a rompersi? Perderò! Vai! Siamo velocissimi, guarda, non avessimo troppo. Io devo dirlo. Da qua si vede tutto il Mediterraneo, si intravede il Polo Nord. No, aspetta. Aspetta, Polo Nord è la destinazione. Dai, Italia, Polo Nord. Siamo sullo stesso pianeta. Compaio io per qua, eh? Sì. Eri qua, sta restando. Ciak! Ho l'impressione che questo piano non funzionerà, perché disperderà... Devi dirla a me nell'orecchio. Ah, ok. Ah, devo dirlo. Non dovevo dirlo a te, basta, no? Secondo me questo piano non funzionerà. Secondo me questo piano non funzionerà. Okay. Ti avvicini così? Perché disperderà. Perché un ombrello gigante non può funzionare? Perché disperde aria calda. Ma come cavolo fa un ombrello gigante a disperdere aria calda? No, ho l'impressione che anche questo rimane il calore. No. Come fa un ombrello ad assorbire calore? Professor Albert Einstein, who helped discover the atom bomb. Ok, siamo. Ma cos'è questo? È un ombrello. Ah, che bell'ombrello. Sì. State zitti! Stavolta gareggi tu. Via! Stai un attimo, Citu! Mordiato. Se hai intenzione di accusare qualcuno, farlo per... Dovevo vedermi questo. Tomata. Pripi. Aia.